Pace bene a tutti, bentornati. Oggi 24 dicembre ricordiamo Santa Adele. Ascoltiamo la sua storia. La tradizione afferma che Adele è figlia di un re merovingio e che, rimasta vedova, decide di donare la sua vita a Cristo, ritirandosi nel monastero benedettino di Falzel. Santa Adele di Falzel è legata al nome di un altro grande apostolo della Germania, l'inglese San Bonifacio, che predicò il Vangelo in Frisia, nella prima metà dell'VIII secolo. Durante uno dei suoi frequenti viaggi dalla Frisia alla Renania, l'instancabile missionario fu ospite del monastero di cui era badessa Adele. La tradizione vuole che questa santa entrasse nel monastero da lei stessa fondata portandosi dietro il nipotino Gregorio. Durante la sosta nel monastero, Bonifacio parlò così bene delle verità angeliche che il ragazzo, ammirato, volle seguirlo. Divenne uno dei più zelanti discepoli del grande missionario. È uno degli episodi senza dubbio più significativi di questa santa, il cui ricordo si confonde con quello più vivido di Santa Ermina, accomunate dalla santità se non dalla parentela. Non abbiamo tante notizie di Santa Adele e addirittura le poche che abbiamo si mescolano anche nella storia associandola ad altre figure di santità femminile a lei coeve. Però un episodio di tenerezza lo conosciamo quasi certamente, riguarda il nipotino suo, Gregorio, che pare vivesse con lei o comunque fosse per prolungati periodi di tempo ospite nell'abbazia dove lei si trovava. Che cosa accadde un giorno? Che San Bonifacio, che loro non riconobbero, andò in questa abbazia e si fermò lì e proclamò appunto un passo della Sacra Scrittura a questo piccolo bambino, Gregorio. San Bonifacio allora andò a chiedere: «Senti, ma hai capito che cosa hai letto tanto bene? Perché hai letto tanto bene, ma io non so se hai capito». E lui rispose: «No, signore, mi aiuti a capire, perché questa lingua io non la conosco». Allora San Bonifacio iniziò a predicare. E lo fece talmente tanto bene che questo ragazzino si riempì di entusiasmo e decise in quell'istante che avrebbe voluto seguire San Bonifacio nel suo percorso e quindi abbandonare tutto, la famiglia. E Santa Adele, la nonna, cercò insomma di far ragionare il bambino dicendo: «Ma guarda, hai tempo», insomma tutte quelle cose che avrebbe potuto dire una nonna in quel momento per impedire anche di separarsi dal nipotino. Però poi a un certo punto capisce e cambia idea. Vede che c'è un'ispirazione forte nel bambino e forse quell'ispirazione viene proprio dallo Spirito Santo, quindi lascerà partire il nipotino e lo incoraggerà e farà, tra virgolette, grande strada nella santità questo piccolo bambino. Magari ne parleremo un altro giorno. Oggi quindi pensiamo alle nonne, coloro che hanno l'istinto di protezione, ma forse più delle mamme hanno anche l'istinto di lasciare andare e di incoraggiare. Quindi tutte le nonne vogliamo oggi affidare alla protezione di Santa Adele affinché anche loro riescano in questo ruolo a beneficio dei loro nipoti e dei loro cari. Santa Adele, prega per noi.